In questa puntata di Unicam News la Presidente della Camera, l'Onorevole Laura Boldrini, in visita ad Unicam. Anche ad Unicam le iniziative per la settimana della Terra. Presentato in Ateneo il progetto Liceo Matematico. Il 6 novembre l'inaugurazione dell'anno accademico con il Presidente Gentiloni. E ben ritrovati dalla redazione di Unicam News. Abbiamo sentito gli argomenti che affronteremo nel corso di questa puntata e allora possiamo iniziare subito con il primo servizio. Ad un anno dal sisma che ha sconvolto il centro Italia, la Presidente della Camera dei Deputati, l'On. Laura Boldrini, ha voluto visitare nuovamente l'Università di Camerino per incontrare gli studenti e i docenti e per ascoltare quello che lo Stato potrà e dovrà ancora fare per assicurare una completa ricostruzione. La Presidente Boldrini è stata accolta in rettorato al campus universitario dal rettore Flavio Corradini, dal rettore eletto Claudio Pettinari, dal sindaco di Camerino Gianluca Pasqui e dal prefetto di Macedonia cerata Roberta Prezziotti, nonché dalle autorità civili e militari presenti. In sala anche numerosi studenti dell'Ateneo che hanno sempre sostenuto con forza e con la loro tenacia l'Ateneo. Ascoltiamo allora l'onorevole Boldrini. Qui eh, tutti si sono rimboccati le maniche, tutti hanno cercato di fare un passo indietro rispetto agli spazi e, e, e di fatto le iscrizioni sono aumentate. Quindi io penso che noi dobbiamo tutti ispirarci a questo esempio, continuare nel nostro sforzo, i problemi ci sono, non vanno negati, però so anche che c'è lo spirito costruttivo di questa regione che non, ha mai, come dire, non è mai venuto meno. Quindi anche di fronte alle tante difficoltà che persistono io sono sicura che noi comunque uniti ce la faremo. Quindi oggi io sono felice di essere qui all'Università di Camerino a essere parte di una giornata ordinaria, una come tante. E qui è ordinario anche il coraggio ed è anche ordinaria la capacità di reinventarsi Quindi sono felice che oggi appunto, avrò la possibilità di stare qualche ora qui in quest'Ateneo. E penso che noi da questo Ateneo dobbiamo guardare la nostra regione con, eh, con uno spirito convintamente positivo. Nonostante le difficoltà, ce la faremo. All'intervento dell'On. Boldrini sono seguiti i saluti del professor Corradini, del professor Pettinari e del sindaco Pasqui. È stato poi presentato alla Presidente attraverso un video e l'intervento di Lorenzo Montesi il progetto Furgon Cinema, promosso dall'associazione Aristoria, in collaborazione con molte istituzioni, fra cui Unicam, che la scorsa estate, attraverso la proiezione di famose opere cinematografiche, ha voluto ricreare momenti di aggregazione e rianimare le piazze dei comuni colpiti. Da al sisma. La presidente ha poi visitato il polo di fisica, dove è stata inaugurata una nuova strumentazione di ultima generazione. Si tratta di un microscopio elettronico a scansione di ultima generazione Zeiss Sigma 300 FESEM, Field Emission SEM, con colonna Gemini in grado di raggiungere una risoluzione massima di 1,2 nanomillimetri. Lo strumento è inoltre dotato di un sistema di microanalisi che permette di avere informazioni puntuali riguardo alla composizione chimica del materiale oggetto di indagine. Ci si è poi trasferiti nel centro storico, dove la Presidente ha visitato la piazza recentemente. Riaperta il Palazzo Ducale ed è poi entrata anche nella parte ancora in zona rossa. La giornata della Presidente in Unicam si è conclusa con il pranzo alla mensa universitaria insieme agli studenti dell'Ateneo. La scienza incontra la storia viaggio fra i terremoti dell'Appennino, Umbro, Marchigiano fra il 1200 e il 1700. È stato il tema delle iniziative promosse dal sistema museale di Unicam in occasione della quinta edizione della settimana del pianeta Terra. Presso la geostruttura di Camerino è stata organizzata una serie di seminari laboratori con ingresso gratuito dedicata alle scuole superiori, agli studenti universitari e alla cittadinanza. Nel corso degli incontri è stato raccontato come la sequenza sismica, iniziata il 24 agosto 2016, sia stata un evento straordinario ed imprevedibile per l'uomo, ma i geologi sanno che ciò rappresenta il normale gemito della Terra da milioni di anni. Consultando libri di storia si ritrovano infatti molte tracce di questi eventi e come l'uomo ha ogni volta reagito ad essi. I partecipanti hanno intrapreso questo particolare viaggio con l'auspicio che la conoscenza delle avversità affrontate dai nostri predecessori possa in qualche modo aiutare tutti a superare quelle attuali. Ha preso il via nei giorni scorsi il ciclo degli incontri d'autunno dedicato alla presentazione del liceo matematico, progetto promosso dalla sezione di matematica di Unicam. Ascoltiamo allora l'intervista che abbiamo realizzato alla professoressa Sonia L'Innocente, docente Unicam. Il progetto che al di là del nome, probabilmente subirà delle variazioni ministeriali, riguarda il potenziamento della matematica presso le scuole superiori. L'obiettivo è proprio quello di eh, coltivare nello studente, sin dai primi anni delle scuole superiori, l'idea corretta di che cos'è la matematica e a che cosa serve. Quindi di mettere a fuoco questi due punti cardine, l'utilità e la bellezza della matematica. La matematica è fin troppo spesso diciamo, considerata una disciplina arida, astratta, lontana dal mondo reale, confinata diciamo, alla sterile abilità di calcolare, contrapposta forzatamente ad altri domini della cultura come quello umanistico. Invece ecco questo è un atteggiamento non corretto che può risultare anche pericoloso perché l'innovazione, il progresso tecnologico e la società stessa dipendono diciamo dalla uh, cultura matematica che la società stessa sa esprimere quindi un'idea non corretta indebolirebbe questo sistema conoscenza, ragionamento innovazione, progresso, società e il progetto mira proprio a non ad aggiungere argomenti nuovi rispetto al piano formativo tradizionale, ma proprio quello di approfondire la matematica, di metterla in relazione innanzitutto con altre scienze, l'informatica, la fisica, la biologia, la chimica, eccetera. Ed anche di metterla in relazione con il mondo inaspettato della cultura, letteraria, della filosofia, della musica e dell'arte. Nel corso del primo incontro, il professor Carlo Toffalori, mettendo a confronto Hilbert e Pirandello, ha instaurato un primo ponte fra matematica e letteratura. Il 15 novembre, Paolo Maroscia dell'Università di Firenze discuterà il vecchio fascino della tavola pitagorica. Il 28 novembre, Stefano Isola presenterà la teoria musicale come parte arte della matematica, mentre chiuderà il ciclo Silvia Benvenuti il 13 dicembre con un intervento sulla matematica come possibile supporto creativo per l'arte. Hashtag Universitas sarà il tema della cerimonia di inaugurazione del 682 anno accademico dell'Università di Camerino, che si terrà il prossimo lunedì 6 novembre. Ospite alla prima cerimonia inaugurale del rettore Claudio Pettinari sarà il Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Onorevole Paolo Gentiloni. L'evento, che si terrà a partire dalle 11 presso il Centro Culturale Benedetto XIII di Camerino, si aprirà con i saluti del professor Francesco Casale, rappresentante del personale docente ricercatore, della dottoressa Giuliana Carassai, rappresentante del personale tecnico amministrativo, e di Francesca Borghetti, rappresentante degli studenti. Seguirà la relazione del magnifico rettore dell'Università di Camerino, Claudio Pettinari, che dichiarerà poi ufficialmente aperto l'anno accademico. Il Presidente del Consiglio, con il suo intervento, chiuderà la cerimonia. Bene, con questo siamo giunti al termine anche di questa puntata di Unicam News. Vi ricordo che l'appuntamento è per mercoledì prossimo alla stessa ora. Vi ricordo anche che tutte le informazioni che desiderate sull'Università di Camerino le potete trovare nel sito www.unicam.it. Grazie per essere stati con noi.